che è un'associazione nata 2 anni fa con l'intento di riunire la diaspora dei repubblicani. Dopo si è accentuata. Non lo so se si sia accentuata, diciamo che erano divisi in PLI, repubblicani europei, repubblicani democratici in Campania, oltre ai repubblicani della sinistra repubblicana, della democrazia repubblicana, un grande pulviscolo di associazioni. La nostra è nata con l'idea di unificare e lo fece con, diciamo, con un'iniziativa che potremmo definire storica nel nostro settore, perché dopo tanti anni, 2 anni fa, con oltre la diaspora, noi fummo in grado di riunire tutte queste associazioni in un unico convegno. Per la prima volta dopo 10 anni si riuscì a rincontrarsi tutti quanti. Da lì ha preso via la cooperazione. C'è stato un momento in cui all'interno dell'associazione ci siamo divisi, purtroppo, a ministero, su una strategia politica, che una parte ha pensato di entrare nel Partito Democratico, quindi di far vivere la tradizione cristiana del Partito Democratico, ma la grande maggioranza dell'associazione ha voluto lavorare su una strada liberale e democratica. E quindi da lì è cominciato il nostro percorso verso anche l'iniziativa di oggi. Chiaramente noi siamo un'associazione aperta, quindi siamo in contatto con tutto il mondo repubblicano, da Ankara alla Trapani, passando per Osorio, per le realtà locali di tutto il paese. L'anno scorso, attraverso un'altra iniziativa con la Federazione dei Liberali di Raffaello Morelli, abbiamo dato il via a quello che per noi è stato l'inizio di questo progetto, cioè l'iniziativa Noi Ragioniamo, con cui abbiamo posto le basi, diciamo, per una collaborazione sull'idea liberale democratica. Oggi quindi noi ci sentiamo a pieno titolo, come dire, aderenti, partecipanti, promotori di questa iniziativa. Certamente per poter avere un peso come un peso repubblicano Pietro ci vuole l'aiuto, l'appoggio del Partito Repubblicano. Su questo noi continuiamo a lavorare. Domani per esempio esce un articolo sulla voce repubblicana, firma mia e di Tartegizzi, dove continuiamo quest'opera di sollecitamento, diciamo, soprattutto c'è un lavoro di sponda a tutti, per cercare di coinvolgere anche il Partito Repubblicano. Volevo dire una cosa, andando sul fatto politico in generale, una cosa che secondo me che dovremmo tenere presente. Sono d'accordissimo su quello che ha detto l'onorevole De Luca, cioè che il Partito Democratico probabilmente collasserà. E proprio per questo, credo che ci sia un'opportunità per noi in politica, non solo data dal collasso del Partito Democratico, che se ci sarà tutto sommato ce lo auguriamo, e questo sarà, diciamo, il bene che a catena libererà forze politiche e creerà tutti gli spazi politici, ma c'è anche se il collasso non ci sarà, nel senso c'è in assoluto uno spazio politico per noi, perché oggi come oggi il sistema bipolare ha sancito la penalizzazione della sinistra italiana, cioè il sistema bipolare che ha visto destra e sinistra combattersi tra di loro ha sentenziato un verdetto: vince la destra, la sinistra non ha più le forze per vincere una battaglia bipolare, perché la strategia prodiana era fallimentare in partenza, ma in qualche modo il dividendo d'Italia a metà è riuscita a rimanere a casa, però all'IVA, all'atto pratico, perché chiaramente si proponeva di tenere insieme un arco di forze troppo variegato, quindi diciamo incapace poi di offrire una proposta politica seria. Nel momento in cui si è presa coscienza del fallimento del prodismo, Veltroni ha proposto una ricetta suicida, sempre ragionando nella logica popolare, cioè ha detto
andiamo da soli, facciamoci partito maggioritario in grado di catalizzare il 50% dei voti degli italiani. Naturalmente, essendo divisa la sinistra, il Partito Democratico ha dovuto cercare anche di allargare il proprio bacino elettorale parlando una lingua ambigua, andando a sforare in settori cattolici, anche della destra per certi aspetti, ma da quando non posso dire, non ha convinto nessuno. Alla fine, qual è stato il risultato? È stato che se prima la sinistra era rappresentata al Parlamento, per rappresentare al Parlamento diciamo il 50% degli italiani, oggi ne rappresenta il 36%, 35%. Cioè, Veltroni sostanzialmente non ha un futuro politico, non lo ha secondo questa strategia popolare. Tant'è vero che se guardiamo il dibattito che c'è all'interno del Partito Democratico, se guardiamo il dibattito, è un dibattito schizofrenico, perché D'Alema ci dice che Prodi ha sbagliato, ma che PD deve dialogare con Rifondazione e con l'UDC, cioè sostanzialmente si esce dalla porta e si rientra dalla finestra. Veltroni dice noi non siamo autosufficienti, però non ci alleghiamo con nessuno. Rottura con Di Pietro, ultima. Quindi anche qui sui una contraddizione sì, interna. Sui programmi sì. Sui programmi sì, ma di fatto non c'è. Cioè, l'esigenza qual è? È quella da parte del Partito Democratico di ricreare un'alleanza politica diversa dal passato, in grado di vincere. Ma questa alleanza politica con chi si fa? Con l'UDC non si può fare, perché l'UDC non sarebbe sufficiente. Non sarebbe comunque sufficiente, comunque l'UDC alla perdere voti schierandosi con il centro-sinistra, perché viene da un altro percorso. Quindi non c'è un'alleanza politica nuova, vera, su cui creare un'alternativa con centro-sinistra. Per questo che, scusate se il ragionamento era un pochino lungo, è per questo che la nascita di un terzo polo come il nostro deve essere visto come un'opportunità. In particolare per il centro-sinistra, il centro-destra ha vinto, quindi gli sta bene la situazione così com'è, ma il centro-sinistra ha bisogno di un progetto di questo tipo. Allora la nostra difficoltà qual è? Noi siamo pochi, siamo piccoli e abbiamo poche risorse. Questo significa che da soli ci stiamo impegnando in una strada difficilissima, dobbiamo farlo, dobbiamo parlare con convinti, però sappiamo anche che il risultato è a rischio, il risultato è a rischio. Dobbiamo riuscire a convincere il Partito Democratico dell'utilità di questa operazione, perché non può non capirlo, altrimenti finisce, come diceva l'onorevole De Luca, che alla prossima tornata elettorale ci sarà il Big Bang, cioè la seconda proposta veltroniana, il Partito Democratico si sfascia. Quindi è una sorta di stato duplicato, e questo ci consentirebbe di avere anche con gli spazi politici in termini di legge elettorale, di sbarramenti, di sostegni che può far crescere questa iniziativa, e chiaramente deve rimanere a forma. La sua forza è nell'autonomia, è nel terzismo, è nel sottrarre tutti alla destra.